Buongiorno professor Raul D'Alessio, come sta? Bene. Allora, il professor Raul D'Alessio ci vuole parlare di una iniziativa sociale. Stiamo parlando della società odontoiatrica di comunità italiana. Di cosa vi occupate in particolare? Allora, buongiorno. È un progetto sicuramente interessantissimo su tutto il territorio nazionale in cui praticamente la società odontoiatrica di comunità cerca di creare attraverso questi professionisti su tutto il territorio nazionale un'assistenza tra il pubblico e il privato che ricerchi l'eccellenza per ogni paziente, in modo particolare concentrandosi ed attivandosi in maniera proficua soprattutto nei confronti delle persone vulnerabili. Per vulnerabili intendo gli anziani, gli handicappati o comunque le persone che hanno delle malformazioni o anche incapacità economica di sostenere le cure odontoiatriche. Io salto da Gemma Favia. Buongiorno Gemma. Qualche giorno fa a San Patrignano si è svolto un convegno, il 4° congresso nazionale, La salute orale nella ricerca dell'eccellenza. Ha parlato il professor De Michele. Proprio vogliamo ascoltare una parte dell'intervista del presidente, l'ascoltiamo insieme. Giorni intensi qui a San Patrignano, la salute orale nella ricerca dell'eccellenza. Per noi è importante poter trovare un modello uniforme, comportamentale e assistenziale per i nostri pazienti, per tutte quelle patologie del cavo orale estremamente gravi, come i pazienti oncologici, come i pazienti disabili, per quelle categorie di pazienti vulnerabili, nella speranza di poter sostenere un'uniformità assistenziale, cercando di evitare che si arrivi a tagli di gestioni economiche, a riduzioni di attività e a chiusura di servizi che in questo momento sono già in grandi difficoltà per l'assistenza odontoiatrica italiana. Obiettivo soci che intende perseguire con grande determinazione a livello nazionale. Bene, mi pare che la sottolineatura del professor De Michele non abbia bisogno di commenti, insomma. Assolutamente no, è completa, è un grande progetto che stiamo portando avanti per i cittadini italiani. E questo ovviamente è un impegno sociale che tutti ci riguarda. Grazie al professor Raul D'Alessio.